sindaco in maniera favorevole, perché comunque è una delibera che consente un risparmio comunale, cioè la seconda parte, quindi con il nostro senso di responsabilità, il senso di istinto in questi anni, è una cosa che abbiamo qui. Faccio un intervento per il primo prima. Silenzio, per favore! Ho perso l'occasione di fare perché non vuole rispondere a nessuno. Intanto no, questa sera in quest'aula è presente un cittadino che diversamente ha intrapreso lo sciopero della fame e ha intrapreso una forma di protesta legittima per dei problemi che questo cittadino ha. Mi pare che nessuno, da quando questo cittadino si è organizzato, si sia mosso, abbia mosso un dito per cercare in qualche modo di dare conforto morale e dare delle soluzioni al problema. Io lo segnalai 2 giorni fa quando questo cittadino così diventato, lo segnalai a Vicini da Osani, c'era una persona che aveva intrapreso questa protesta, invitando lui o il sindaco in persona a presentarsi a questo cittadino e ascoltarlo e cercare di risolvere il problema. So che questa persona ha anche un sindaco che si è presentato con una frase che secondo me rende l'emblema di come il sindaco uscente ha amministrato la città in questi 5 anni. Il sindaco si è presentato a questa persona domandando: posso fare qualcosa nei limiti del mio mandato? Io credo che un cittadino che ha un problema di questo tipo, sindaco, se mi permette. No, se tu c'eri. Sì, no, me l'ha riferito una persona con cui tu hai parlato, quindi non ho motivo di dubitare di quello che questa persona mi ha detto 5 minuti fa fuori, mentre te passavi in 30 secondi sei salita su in funzione. Quindi io credo che questa persona si aspettasse molto di più dal sindaco di una città come Empoli. Credo che per il problema che questo cittadino ha, il sindaco di Empoli possa assolutamente abbia il potere di, con la buona volontà e con un po' di autorevolezza, quella che con cui noi da 5 anni in qualche modo diciamo che è mancata dal sindaco uscente di questa città. Crediamo che con un po' più di autorevolezza probabilmente sarebbe possibile risolvere il problema di questo cittadino, che mi sembra stia in qualche modo, ripeto, indiscussamente, ma stia continuando a portare avanti la sua battaglia, quindi credo ci sia anche per lui stesso dei rischi anche per quanto riguarda il proprio stato di salute, che ho parlato prima, non ha assolutamente intenzione di terminare la sua forma di protesta, perché il suo problema non è stato né risolto e né credo in qualche modo valutato attentamente, quindi io faccio un appello al sindaco, agli assessori, lo faccio come giunta, aiutando questa persona, evitiamo che succeda un qualcosa di spiacevole, e l'unico modo per evitarlo è quello di risolvere il problema di questo cittadino. Qui ci siamo in voce 30 consiglieri, io invito tutti a parlare con questa persona perché credo oggettivamente che abbia tutte le ragioni del mondo nel spazio specifico che è successo, quindi io invito tutti, la credo che fra 10 o 20 minuti il Consiglio Comunale terminerà qui, io vi invito a mettervi in fila, a farvi spiegare quello che è successo a questo cittadino e vedrete probabilmente con la buona volontà e con tutta l'autorevolezza da parte del sindaco il problema di può essere risolto. Chiusa questa parentesi, io ricordo su quello che dicevo prima, questo è un po' il problema di come è stata amministrata in questi 5 anni questa città. Noi abbiamo più volte detto che questa città è stata amministrata con poca autorevolezza, poca decisione, soprattutto riguardo al momento che questa città sta passando, un po' come lo stanno passando tutti, ma questa città in particolar modo. Probabilmente, anzi sicuramente, sarebbero stati necessari degli interventi più decisi riguardo il commercio, riguardo il centro storico che è sempre più sta diventando un'isola deserta, i corsi chiudono sempre di più. Avrebbe avuto bisogno di un'attenzione un pochino più articolata, il migliore livello che è stato dato per quanto riguarda la realtà, l'emblema
è sicuramente quello che poi è stato ribattezzato il Bolognaro, che tuttora nonostante sembrava all'inizio dovesse essere una cosa assolutamente temporanea di qualche settimana, tuttora continua a essere presente nella zona di ospedale. Il discorso dei parcheggi, la viabilità, i sottopassi, io mi ricordo, siamo all'ultima seduta di questa settimana, mi ricordo le parole di sindaco della seduta di insediamento, su cui puntò e poi pose l'attenzione al quasi promettendo che in tutta questa legislatura sarebbe stato risolto il problema dei sottopassi. Sottopassi, questa è ancora dopo 5 anni, la città di Armandura della Ferrovia, sottopassi sono sempre lì. E non è stato rimesso in alcun modo, ma è un discorso di priorità. Questo che chiediamo al sindaco è anche secondo noi quello che aver sbagliato le priorità, perché prima di fare una sera sull'ordine con un costo di quel tipo, vediamo che probabilmente con quei soldi almeno sotto posto sarebbe possibile metterlo a posto. Quindi l'inizio ne rimaniamo. Non abbiamo mai mancato di questi 5 anni, il giudizio è assolutamente negativo del modo in cui è stata amministrata la città. Crediamo che per come questo il sindaco uscente abbia ricevuto una città un po', anzi, probabilmente parecchio migliore rispetto a come ce la consegna in questo momento, da tutti i punti di vista. Noi crediamo che questa città meriti di più, lo meriti perché tutti noi in qualche modo riteniamo che sia possibile amministrarla, sarebbe stato possibile in questi 5 anni amministrarla, sarebbe stato possibile amministrarla molto meglio di come stiamo fatto, se fossero state date le priorità diverse. È evidente che ci sono state delle problematiche anche al di fuori di quello che succede in nostra città, la nostra nomina, eccetera, eccetera. Le finanziarie del governo che assolutamente nessuno ha mai aiutato da parte dei consiglieri di banchi che in qualche modo abbiano contribuito a depauperare in qualche modo le entrate di questa amministrazione. Però le priorità, crediamo che siamo stati commessi più volte errori riguardo alla priorità e quindi probabilmente, anzi sicuramente, questa è una città che merita, secondo noi, di essere amministrata da un altro sindaco, da un'altra giunta e quindi l'appello che facciamo è questo, noi ci rimettiamo per l'ennesima volta a disposizione di vorrà darci fiducia in questa programma elettorale e niente, augurando a tutti una buona campagna elettorale e nella speranza, ma non mi devo dubitare, che rimanga perché comunque questa città, salvo qualche eccezione del 2004, ha sempre avuto delle tradizioni di civiltà in campagna elettorale, quindi facciamo auguri a tutti che svolge la propria campagna elettorale senza quei colpi bassi che quasi mai si sono succeduti in questa città, salvo qualche sporadica eccezione nella campagna elettorale di Milano. La parola al sindaco. No, sono anch'io. Sì, sindaco, il 5. Sull'atto in discussione non ho